Benvenuti nel mio nuovo video. In questo video vi faccio vedere come si fa a cambiare una piletta click clack o push to open. Questa qui non funziona più e io voglio sostituirla con una tipo questo rotonda. Importante è sapere prima di ordinare la piletta se avete un troppo pieno o no. In questo caso abbiamo un troppo pieno e ci serve anche la piletta con il troppo pieno. Come vedete, sono questi buchi qui. Per smontare la piletta vecchia, questa qui, non è difficile. Dobbiamo lavorare di sotto però. Per smontare la piletta ci sarebbe una chiave fatta apposta per le pilette. Ma io vi faccio vedere come si fa farlo solo con un cacciavite piatto, però vi faccio vedere come si mette la piletta nuova con la chiave. Adesso vediamo il pezzo della piletta sotto. Prima di tutto dobbiamo staccare lo scarico. Metto sotto un contenitore se c'è dentro sporco, così cade dentro e non nel mobile. Come vedete qui c'è anche una riduzione, si vede che lo scarico è più grande e allora si può mettere questa riduzione qua. Che dentro c'è una guarnizione. Adesso per smontare la piletta, come vedete qua, qualcheduno ha preso con la pinza, l'ha rovinata già all'inizio, ma noi prendiamo una pinza fatta apposta per quello e smontiamola. Regoliamo la pinza. Adesso possiamo o provare a smontarla di sotto, se non vi gira sopra, e sopra vi faccio vedere si può farlo con un cacciavite piatto, tenendo contro sotto. Tenendo contro sotto mettiamo il cacciavite nel buco del troppo pieno e così svitiamo la piletta. Adesso va già a mano. E di sotto la posso già spingere su, c'è ancora la guarnizione sotto che tiene. Eccoci, adesso viene su il pezzo della piletta. Prima di cominciare a mettere sulla piletta nuova, puliamo bene tutto. Anche per quel motivo ho messo sotto quel contenitore. Dopo aver pulito tutto, possiamo preparare la piletta nuova. E come vedete, la piletta nuova ha anche il pezzo sotto, la guarnizione che va messa sotto, la guarnizione come una spugna che va messa sopra qua e il pezzo sopra. Prima prendiamo il pezzo sopra, lo mettiamo nello scarico e il resto del lavoro facciamo di sotto. Tenendo sopra con la mano, avvitiamo il pezzo della piletta sotto. Il lavoro è molto facile e come avete visto servono veramente pochissimi attrezzi. Adesso di sopra possiamo usare questa chiave con questo adattatore, che va bene sia per le vasche che per lavandini.
Lo innestiamo sopra e con questo attrezzo tiriamo la piletta. Adesso torno a quello che vi ho detto prima. Chi non vuole spendere soldi per un attrezzo come questo può usare semplicemente un cacciavite, perché una piletta si cambia non ogni anno. Con un cacciavite si va dentro nel buco e si avvita la piletta, cioè il pezzo sopra. Se no, con la chiave, come ho detto prima, si va dentro e si avvita la piletta. Ma si può, questa piletta, come vedete, si può prendere con una pinza come questa. Questa è fatta apposta per non rovinare niente e si può avvitare la piletta. Qui, come avete visto, abbiamo due guarnizioni. Non c'è bisogno di esagerare con tirarlo. Così va già bene. Il prossimo lavoro è rimettere questa riduzione con la sua guarnizione, avvitarla su, sempre a mano, mai con una pinza, se no si rovina il filetto. E poi ricolleghiamo il sifone. E come avete visto, la misura è sempre quella, la piletta è uguale a quella che era qua prima. Adesso possiamo mollare l'acqua e vedere se ci tiene tutto. Metto sopra il tappo, lo chiudo e faccio pieno il lavandino. Prima di fare la prova dello scarico, dobbiamo mettere l'ultimo pezzo, il pezzo che apre e chiude. Anche quello si avvita a mano, ha un fine corsa, proviamo se tiene, riempiamo il lavandino e facciamo le prove. Lasciamo andare l'acqua e controlliamo lo scarico. Controllate bene tutte le giunte, chi ha dubbi può lasciare andare l'acqua anche un po' più a Io lungo. spero che potevo aiutarvi con questo video. Iscrivetevi sul mio canale per non perdervi nuovi video. Grazie per avermi seguito.